Buonasera amici e amiche di Nova News 24, parliamo nuovamente della vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP. Svelati i lati inediti di Nikita Pellizzon tra debolezze e consapevolezze. Nikita è tra sicuramente le concorrenti più amate dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP. Nelle ultime ore ha raggiunto Napoli proprio per abbracciare lei, Antonella Fiordelisi. Le due ex Geffine, dopo essere state lontane per motivi di lavoro, sono finalmente riuscite ad organizzare la reunion per trascorrere del tempo insieme. Questo tempo è servito prima di ritornare entrambe alla propria vita e alla propria routine. La Pellizzon, pochi giorni fa, alle telecamere di una rivista aveva chiaramente detto: sta andando in onda il tour che ho fatto l'anno scorso, quindi nel mentre usciranno delle cose nuove a settembre, quindi state attenti. La Pellizzon tra le sue storie di Instagram ha cercato di scoprire le passioni dei fan che la seguono quotidianamente. L'ex Geffina ha aperto il suo cuore e ha scelto di raccontare un lato inedito della sua personalità e del suo passato. Nikita nello specifico dichiara: io sono un artista e influencer motivazionale. Da anni nel mio privato e non aiuto le persone a prendere la vita in maniera differente, avvicinandosi a un mindset più positivo e spirituale nel proprio mondo. E poi ha aggiunto: la felicità è una tua scelta ed imparare a surfare sulle nostre vite con la giusta leggerezza e metodi è la chiave giusta. Per anni non è stato facile, ho avuto tantissime debolezze, mi abbattevo, ora però finalmente ho raggiunto tale maturità. Neppure adesso è facile, sia chiaro, vorrei un team perché fare tutto da soli sta diventando tosta, lo ammetto, ma per ora ho una consapevolezza diversa. Nikita in questi anni di carriera è riuscita fin da subito ad entrare nel cuore degli italiani con le sue iniziative e i suoi ambiziosi progetti. Intanto la Pellizzon riesce ad abbracciare numerose opportunità ed è sempre in prima linea per le giuste cause. Queste le parole ovviamente di Nikita Pellizzon, amici di Nova News 24, tra debolezze e consapevolezze. Una Nikita dopo la vittoria del Grande Fratello che si affaccia al mondo in maniera del tutto nuova e diversa. Se per voi è lo stesso, ditecelo. Intanto, se vi è piaciuto questo di articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.